Bentornati ragazzi in questo nuovo Market Watch qui da Diegub. Era da tanto che non facevamo un Market Watch. Ormai questa è la frase iconica di ogni video di questa serie. Pertanto vi chiedo di lasciare un mi piace per invogliarmi a farne sempre di più da qui a questa parte, perché sta diventando una vera e propria seccatura. Non so perché una volta mi piaceva fare i market watch, ormai invece mi fanno male qui dentro. E perché appunto mi impegno davvero tanto a trovarvi delle carte chicca da mettervi all'interno. Vi chiedo anche di iscrivervi e se volete preordinare i box di Yu-Gi-Oh! Potete farlo con il mio link qui sotto in descrizione di Fantasia Store. Avete anche il mio codice sconto, quindi non potete lamentarvi. Ma andiamo a vedere le 10 carte di oggi. La prima carta che andiamo a vedere oggi è Number 90 Galaxy Eyes Photon Lord. Finalmente è stato ristampato in Battle of Legends Chapter 1 e reso molto più accessibile a tutti, dal momento che, come sapete, la sua prima e anche unica stampa fino ad ora in Battle of Legends Relentless Revenge costava veramente l'ira del signore. Fotonico. È un mostro di rank 8 generico che fornisce una protezione da effetto di mostro, che nell'ultimo periodo stava diventando davvero popolare grazie all'uscita di Horus. Sapete cosa ne penso di Horus? A me fanno orrore, però tutto sommato è una carta da avere se volete giocare questo pacchetto. Pertanto ora che il prezzo si è abbastanza assestato potete andare a prenderla. Proseguiamo e troviamo Relinquished Anima, carta che nell'ultimo periodo sta venendo giocata in un po' di deck, come per esempio Voiceless, ma soprattutto grazie al fatto che i mostri Snake Eye siano tutti di livello 1 proprio anche in questo deck, e dall'alto delle sue due stampe possiamo appunto dedurre che ha bisogno di una ristampa, a meno che non lo vogliamo vedere a un prezzo ancora più alto. È una carta forte, è un livello 1, non è così restrittivo perché vuole tutto tranne un token per essere evocato, e in combinazione con Nibiru è anche molto forte dal momento che potete prendere il token, equipaggiarlo, non andrà a guadagnare l'attacco, ovviamente, l'ho imparato a mie spese, però appunto potete liberare il terreno dal token di Nibiru. Andiamo avanti e troviamo un'altra carta per Snake Eye, ovvero Lirilusk Assembled Nightingale. Perché vi consiglio questa carta? Perché attualmente è una buona risposta a Shifter, ma quando arriverà la prossima espansione, ovvero Legacy of Destruction a fine aprile, uscirà un bel deck chiamato Tempai Dragon, un deck hard going second che fa della sua forza il fatto appunto di poter mettere su board un quantitativo di danni incredibili. Ma dall'altra parte Assemble Nightingale non verrà distrutto in battaglia staccando materiale, ma avremo anche un effetto aggiuntivo, ovvero quello di non prendere battle damage per il resto del turno. In questo modo si può sopravvivere a Tenpai e poi appunto ribaltare la sua board. Vi dico che Assemble Nightingale ha solamente due stampe, di cui solamente appunto una foil. Quindi se la volete fate la vostra. E passiamo ad un'altra carta piuttosto discussa negli ultimi giorni. Finalmente la gente conosce l'FTK di Blazing Phoenix in Snake Eye, e quindi è tempo di parlare anche di questa carta. Il segreto è stato sciolto. Più o meno sono venuto a conoscenza di questo terribile FTK che gioca zero brick all'inizio di gennaio, e l'ho tenuto segreto fino ad adesso, poiché non volevo andare a spargere la macchia d'olio di appunto questa FTK orribile. Essenzialmente giocando un particolare extra deck in Snake Eye, oppure volendo anche meglio in Rescue Ace, si può giocare appunto una versione FTK grazie alla quale appunto Blazing Phoenix viene usato la prima volta quando viene evocato, la seconda volta quando viene rebornato dalla Promethean Princess, e la terza volta quando Zilantis lo riporterà sul terreno. Questa è una carta orribile
che dovrebbe venire bannata. Ma ne parliamo nel Market Watch perché ha solamente una stampa e sta salendo, quindi se ce l'avete, vendetela. Sempre parlando di Tenpai Dragon, qui abbiamo Burning Draw. Stiamo entrando in un'era del gioco dove pescare tanto è veramente forte. E voi mi direte, grazie alla beneamata ciola, Diego. E io vi dico, sì, avete ragione. Burning Draw, per chi non lo sapesse, è una carta di Salamangreat, innanzitutto, e che ci obbliga, quando l'attiviamo, a evocare solamente mostri di tipo fuoco durante il nostro turno. Questo perché Burning Draw ci dà la possibilità di andare a bersagliare un mostro Link che controlla l'avversario e pescare pari carte pari appunto alla sua classificazione Link. Ciò sta a significare che in un deck come Tenpai, che usa solamente mostri fuoco per tra l'altro fare il suo OTK, andare a bersagliare un qualcosa come Apollusa, Amblow Whale, Zilantis, Raging Phoenix si traduce in pescare 4 carte gratis. È una carta appunto going second che strizza un attimo l'occhiolino ad appunto Tenpai, perché come abbiamo detto appunto è un mazzo going second ed è insane. Sempre da Battle of Legend abbiamo il Chaos Emperor, The Dragon of Armageddon. C'è poco da dire di questa carta, anche lui costava tantissimo quando uscì in Battle of Legend Armageddon. È tra l'altro una price card, come sapete, quindi il suo prezzo probabilmente era anche dovuto a questo, ma ora che è stata reprintata e che Dragon Link non sta vedendo nemmeno così tanto gioco, possiamo dire che il suo prezzo è giusto. Recuperatevelo perché comunque sia una carta molto forte. E torniamo a parlare di Tenpai perché oggi abbiamo tra i nostri scaffali del Market Watch Heatwave. Heatwave che è una carta che non vedevo da davvero tantissimo tempo, ma che appunto grazie alle sue poche copie ormai stampate sta salendo a prezzi spropositati. Sappiate solo che questa copia da Star Strike Blast in America sta a quasi $20 l'una. Cosa fa Heatwave? Heatwave la possiamo attivare solamente all'inizio della main phase 1 e il suo effetto ci permetterà, anzi non permetterà a nessuno dei giocatori di evocare normalmente o specialmente un mostro con effetto fino alla nostra prossima draw phase. Ciò sta a significare che il modo più semplice per counterare Tenpai potrebbe essere mandarli primi, dal momento che farà pressoché nulla, ma se dovesse aver pescato Heatwave, allora in quel momento significa che riuscirà a stallare un turno ed arrivare a turno 3 tutto illeso. Una contromossa a questa carta potrebbe essere quella di andare a sideare, andando appunto secondi, carte come The Barrier, dal momento che appunto chiamando sincro contro Tenpai, questo farà pressoché nulla, se non veramente niente. Andiamo avanti e troviamo Magical Spring, carta che similmente a Burning Draw ci permette di pescare un fottio di carte. Ha davvero poche stampe e attualmente sta venendo giocata perché ci sono mazzi come Voiceless e Snake Eye a fare il bello e il cattivo tempo nel nostro meta. Magical Spring ci permette di pescare una carta per ogni magia o trappola scoperta che controlla il nostro avversario, per poi andarne a scartare tante quante magie e trappole controlliamo scoperte nel momento della risoluzione, il che si traduce praticamente sempre in pesca X e scarta 1. Ha anche un altro effetto Magical Spring, ovvero che gli effetti delle magie e trappole o la loro attivazione dell'avversario non potrà essere negata durante questo turno e non potranno nemmeno venire distrutte da battaglia o effetto, prendendo dentro quindi anche le carte mostro. È una buona carta, sembra carina, tutto qui. E andiamo avanti con il Floodgate più forte del momento. Non è anti-spell, non è skill drain, è summon limit. Questa carta è praticamente l'unico, se non davvero è l'unico Floodgate retroattivo. È una carta veramente bruttissima, orribile da giocarci
giocarci contro è anche orribile da usare. La odio, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, è veramente forte attualmente. Recuperate le vostre copie, magari dalla rarity in rarità saracene, prima che appunto salgano. E infine abbiamo il Trident Dragion, carta vecchissima, uscita in Raging Battle ormai quando avevo 10 anni, e che ha fatto da praticamente ispirazione per creare Tenpai. Il Trident Dragion può mettere sul terreno un quantitativo di danni enormi, complice anche il fatto che la terreno di Tenpai va in combo con appunto questa carta. Dal momento che il Trident Dragion va a spaccare X carte per fare X attacchi, e appunto quando la terreno di Tenpai viene distrutta può andare a raddoppiare l'attacco di un mostro drago sincro fuoco. Ciò sta a significare che il Trident Dragion è virtualmente 18.000 danni da solo. Fa veramente molta paura. Ma quello che fa più paura è il suo prezzo, dal momento che non viene ristampato da più di 10 anni. Detto questo, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate qui sotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e se appunto, vi ricordo, volete andare a acquistare box di Yu-Gi-Oh! Potete farlo grazie al mio link che trovate in descrizione di Fantasia Store. Codice sconto DIEGUB5 e godete! Ragazzi miei, noi ci vediamo in un prossimo Market Watch che arriverà appunto quando questo video raggiungerà i 3 mi piace. Ciao ragazzi!